aiuto. Accomodati, sì, qua, qua, da questo lato. Federico Di Marco, signore e signori. Al quale devo dire mille grazie, perché per essere qua stasera si è fatto uno sbattimento, perché eri a giocare ieri a Wembley, tornato a casa tardi. Come funziona lì? Io a volte pensavo che i giocatori, finita la partita, dormissero lì e tornassero il giorno dopo. Invece di solito appena finisce la partita tornate subito. Sì, sì, assolutamente. Torniamo subito, anche perché poi oggi comunque ci dobbiamo allenare con il giorno dopo allenamento, sì. Quindi è sempre meglio tornare subito e poi a dormire a casa. E però subito vuol dire che sei arrivato a casa stanotte alle? Alle 4:30, dai. 4:30? Sì, poi dipende, magari sono trasferte che c'è l'aeroporto chiuso che non parte dopo l'una, le due, quindi devi rimanere lì a dormire e parti il giorno dopo. E 4:30, quanti figli hai? Due. Due? Si sono cioè, quanti anni hanno? Quanti due, mesi? Due. Due? Il più piccolo, sì? E 5 la più grande. 2 e 5, che non è proprio l'età in cui se tu torni a casa alle 4 dicono il papà ieri ha lavorato, cerchiamo di non far rumore. No, cioè fanno i pazzi. Sì, fanno i pazzi, poi vabbè, la mattina quando vanno a scuola sono contenti di andare, quindi immagino, sì. Stamattina non mi hanno svegliato, però li sentivo. Vabbè, quindi grazie veramente per essere riuscito a venire qui da noi questa sera. Anche ieri non è andata benissimo. Non è andata benissimo, però c'è ottimismo, insomma, ce la possiamo fare. Assolutamente, faremo il possibile per farcela. Sono difficili, adesso lo so, tu mi dici, le partite sono tutte difficili, bisogna stare concentrati. Sono tutte difficili. Purtroppo l'abbiamo anche un po' visto. Volevo chiederti una cosa tattica, tecnica quasi, sulla partita di ieri. Non trovi che il nostro Valerio degli Street Clerks sia incredibilmente uguale all'allenatore dell'Inghilterra, Southgate? Ma no. Cioè, guarda, non è... Mi fermano per strada. Vale, prova a fare la... Potete metterli a confronto. Non sono... È lui. È vero o no? It's coming home. Allora, intanto nessuno li ha mai visti nella stessa stanza allo stesso momento. Però, insomma, è così. Senti, quanto è difficile... Una cosa che secondo me la gente poi tende a sottovalutare, perché il gioco del calcio, essendo il gioco più popolare e al quale tutti abbiamo giocato ai giardinetti, in cortile, si tende a sottovalutare quanto per i professionisti la concentrazione sia importante. Quanto è complicato in questo periodo, soprattutto per la nazionale italiana, con quello che sta succedendo ad alcuni vostri compagni, mantenere la concentrazione per poi andare a giocare le partite? Beh, sicuramente penso che sia una parte fondamentale del nostro sport, del nostro lavoro, essere sempre concentrati, perché appena manca la concentrazione in campo può succedere di tutto. Anche quello che arriva dall'esterno, io sento sempre dire non leggiamo i giornali, ma è vero che non leggete i giornali o li leggete, fate finta di no, perché sennò vi tocca litigare con la gente? Cioè, si riesce a isolarsi un po' da tutto quello che accade? Ma sai, non è facile, perché non è solo il giornale, magari accendi la TV e vedi una notizia, quindi non è mai facile, però un giocatore deve essere bravo. Social, tutte quelle cose lì, insomma, vedi le cose. Bravo. Ieri c'è stato Antonio Conte, ospite a Belve, che ha ribadito una cosa che aveva già detto quando era venuto ospite da noi, cioè che per lui non si fa sesso prima delle partite, o se proprio si fa sesso devi farlo un po' veloce e un po' passivo, cioè devi stare lì così, cioè non devi sforzarti troppo. Ma... è una fissa solo sua? È una regola di tutti gli allenatori? Ma in realtà è la prima volta che la sento. Che la senti? No, sì. Dicevo, se proprio dovete farlo, da fermi, così. Non vi muovete troppo. Ah dai, basta la giusta media settimanale, cioè... No, ma lui dice, no, lui parla della sera prima della partita. No, la sera prima siamo in ritiro, quindi è impossibile. Lì, non si può, non no. Si può. Lui dice anche da soli, non fate da perdere. No, da sera no, è impossibile. Tu da quanto ti conosci con tua moglie? Da tantissimo, siete proprio amici da bambini, d'infanzia. Da quando eravamo piccolissimi. Poi i nostri genitori hanno fatto militare insieme, le nostre mamme si conoscevano bene. Ah, quindi poi sono amici di famiglia, sì, i genitori, sì, sì. Poi... Sì, e quindi poi da quando abbiamo 15 anni che siamo insieme, quindi ci siamo conosciuti da quando eravamo piccoli, poi... Ah, quindi magari vacanzine insieme, siete cresciuti insieme, poi sì, alla fine... Sì, sì, sì. E come va? Cioè, stare insieme da così tanto tempo, cosa fate? La sera guardate la TV, immagino, serie, sì, no? Sì.
Serie sì, però dipende, perché poi lei si addormenta classico, presto. Classico. Cioè, dice, guardiamo un film e poi sì, si addormenta così sul divano. Lo fa anche la e mia. Io rimango da solo. E PlayStation, a quel punto PlayStation. Perfetto, cioè, va sempre a finire così. Una cosa che stavo notando, tu sei un idolo in questo momento per i tifosi, anche perché hai fatto le giovanili nell'Inter, perché sei interista fin da piccolo, e anche perché sei di Milano, che è una cosa... Correggimi se sbaglio, a Roma succede spesso, la Roma ha avuto per esempio tanti giocatori, Totti, De Rossi, Bruno Conti, della città. A Milano sia Inter che Milan capita un po' più raramente, forse soprattutto ultimamente. Quanto conta essere di Milano e giocare per giocare nella tua squadra? Non so quanto conti, però cioè, da no, parte per te mia, anche. È quanto è bello, cioè più che quanto conta. Perché essere di Milano, giocare... nella squadra per cui tifi da bambino è un'emozione veramente, veramente bella. E tra le altre cose, tu hai fatto anche un percorso un po' strano, perché di solito quando i ragazzi poi li mandano in prestito è raro che tornino a casa. Hai mai avuto paura di non tornare all'Inter, visto che immagino sia stato il tuo sogno da bambino? Beh, ci sono stati momenti in cui ho toccato veramente punti bassi, quando mi sono rotto il metatarso, che ero in Svizzera, Sion, quando ho staccato il tendine dell'adduttore a Parma, ci sono stati dei momenti in cui non torno più. Bravo. Poi alla fine, grazie all'esperienza che ho fatto a Verona e grazie al mister che ho avuto a Verona, sono riuscito a riguadagnarmi l'Inter. Bravo, complimenti, noi siamo... Grazie. Feliccioni, tu milanese di dove? Porta Romana? Porta Romana. E tuo papà aveva, ce l'ha ancora, un negozio di frutta e verdura? Sì, ce l'ha ancora? Sì, ce l'ha ancora. Ce l'ha ancora? E vai ogni tanto a prendere la verdura lì? Sì, sì, assolutamente. Te la fa pagare? No, la pago. La paghi? La pago, non ti preoccupare. Non ti fa? La pago. Lo sconto lì. Ma non mi fa lo sconto. A Milano ci sono le gioiellerie e poi ci sono i negozi di frutta e verdura, dove prendi tre ciliegie, 8 euro. È tipo quella roba lì? No, così no, però a me me la fa pagare. Cioè, di sicuro gratis non mi dà niente. Te la fa pagare.